Segretario Tancredi, il sindacato non è soltanto attivo nella protesta, ma nella proposta. Quindi in vista dello sciopero voi avete delle richieste precise? Sì, noi facciamo questo sciopero, sì, legato anche agli arretrati, ai finanziamenti, ai soldi che non arrivano, ma facciamo questo sciopero principalmente per una condizione. Abbiamo presentato una proposta che razionalizza la spesa, che fa in modo che da 20 centri di spesa ne possono diventare 5. In Regione Campania significa un risparmio enorme, significa fare veramente forestazione e prevenzione sul territorio, intervenire laddove il dissesto idrogeologico ci mangia ogni giorno di più. Questa è la nostra proposta che abbiamo fatto alla Regione, è una proposta articolata che si integra con la loro proposta di modifica della 1196, ma che evita il discorso dell'unione dei comuni, perché vediamo che nell'unione dei comuni si continua la solita storia di fare cose che non servono al territorio, ma che servono soltanto a tenere su sulle sedie alcuni politici eventualmente trombati dalla politica e vanno a recuperare con un aumento di questi centri che da 20 potrebbero diventare in Regione Campania 60, 100 unioni dei comuni, se sappiamo che tre comuni mettendosi insieme possono fare un'unione dei comuni secondo la proposta del Rio. Invece la proposta del sindacato è per qualcosa di più organico che possa progettare in maniera integrata secondo le esigenze del territorio. Voi parlavate di un coordinamento. Sì, noi proprio in virtù dei nuovi finanziamenti dell'Europa 2014-2020, il piano, dove ci sta specificamente un settore che riguarda la forestazione, abbiamo pensato a questa agenzia unica di coordinamento regionale, perché abbiamo un'esigenza oggi: chi progetta e chi può presentare all'Europa i progetti validi sul territorio. Per noi l'agenzia territoriale con un coordinamento regionale lo può fare, può accedere ai finanziamenti con diramazione di 5 responsabili sulle 5 province da realizzare il progetto madre che nasce a Napoli, cioè che nasce in Regione Campania e che realizzi e si impegna a realizzare tutte quelle opere produttive e protettive del territorio irpino, sarnite, ma di tutte le zone interne della Regione Campania, affinché quel gap che abbiamo oggi nei confronti della legna, per dire una delle tante problematiche, domani eventualmente sia colmerato da questa nuova idea di progettazione. Ci siamo sporcati le mani perché la Regione voleva da noi sapere se noi avevamo un progetto valido, gliel'abbiamo presentato, nel momento in cui gliel'abbiamo presentato ce l'hanno respinto perché in quel progetto l'unica cosa che non ci sono i politici e questo perciò ce l'hanno respinto da destra a sinistra, nessuno si è tirato indietro nel tirarci addosso la non giustezza di quel progetto che noi abbiamo presentato. D'altra parte però è un progetto che non pensa soltanto a stabilizzare situazioni sospese del passato, nel senso che guarda anche ad uno sviluppo futuro. Organizzare la protezione del territorio, la tutela del territorio, magari in prospettiva implica uno sviluppo effettivo sul territorio. Sì, noi oggi viviamo in un periodo di grossa difficoltà economica, la vediamo un poco tutti, e la nostra idea di sviluppare le zone interne a scapito della costiera, che ormai è così piena di gente affollata, non riesce più a recepire, noi diciamo facciamo ritornare la gente in montagna, facciamo vivere la montagna è ricchezza, se pensiamo solo che qualche secolo fa eventualmente la gente viveva di montagna, significa che l'economia in montagna c'è e si può fare. Noi con questa nostra idea, che non è solo una idea nata da noi sindacalisti, ma insieme a noi ci hanno lavorato pure degli esperti sia nazionali che regionali dell'università, dicendo che la positività, lo sviluppo oggi, oltre a vederlo nell'azienda, nella costa, lo si può vedere e lo si può certamente accettare anche facendo rimanere in montagna la gente che sta scappando, e la montagna può essere il futuro per tanti e tanti nostri giovani che oggi abbandonano il territorio campano e vanno all'estero, eventualmente andando a fare forse le stesse cose che potrebbero fare qui in Irpinia, se
se pensiamo al settore della legna, che è molto sviluppato negli altri paesi, e noi qui ce l'abbiamo e non la utilizziamo per niente.